amici, un saluto da Daniele Ledda. Siamo qui in Aria Zero alla vetreria di Cagliari, Pirri. Sono in compagnia di Simone Soro. Ciao Simone. Ciao Daniele. Simone sarà qui venerdì 29 alle 20:30 perché ci presenterà il suo ultimo lavoro. È un lavoro che appunto prevede anche un disco che lui ha già stampato, ha già pubblicato. Questo disco appunto si intitola Me in Loop o Me in Loop, poi ci spiegherà meglio Simone. Prima appunto di entrare nel vivo di questo lavoro e di questo concerto, volevo chiedere alcune cose a Simone. Violinista. Più o meno. Perché violinista e non ingegnere, medico? Cosa ti ha portato a diventare violinista? Allora, la mia diciamo il mio percorso musicale inizia da bambino. Io ho un padre cantautore. Papà scriveva canzoni in sardo e quindi a casa eravamo pieni di strumentazione, tra tastiere, banjo, chitarre, c'era di tutto. E lui usava anche dei programmi di scrittura musicale, mi sembra Cubase, okay. Se non mi sbaglio, però ti sto parlando veramente di quasi 30 anni fa. Okay. Per cui insomma io a casa avevo un sacco di roba e ho iniziato come autodidatta al piano. Mi ricordo addirittura scrivevo musica già al tempo. Scrivevo molta roba e papà ogni tanto, siccome avevo molta facilità, soprattutto col piano, mi chiamava per registrargli alcune parti, essendo lui anche autodidatta al tempo, anche come lo ero io al tempo, per cui ho iniziato così. Poi ho notato, e hanno notato anche a casa probabilmente, che io avevo un talento per la musica, no? E quindi sono stato mandato a lezioni di sassofono in banda. Nella banda di Sestu, che è il mio paese, no? E questo a che età? Mi sembra che ho iniziato quando avevo 8 anni, tipo. Ho fatto 2 annetti, tipo, in banda, quindi suonavo il sax. E mi ricordo che era una scheggia in solfeggio. Io amavo il solfeggio, a differenza di tutti quanti quelli che hanno affrontato poi un percorso di studi di musica. Io adoravo il solfeggio. Tant'è che, insomma, anche il mio insegnante della banda, che tra l'altro era mio padrino di battesimo, che lui Soro, Roberto Soro si chiama, lui mi aveva incoraggiato a iscrivermi in conservatorio, per cui alle medie, quindi ho fatto l'esame di ammissione per entrare alle medie in conservatorio, e io mi ricordo che volevo fare chitarra, però per avere più chance di entrare avevo scelto 4 strumenti, chitarra, violino, pianoforte e organo. Organo non perché mi piacesse l'organo, ma perché era tipo pianoforte, no? Secondo me. Okay. Quindi se fossi entrato in organo avrei un po' imparato il pianoforte. Okay. Fatto sta che sono stato rigettato in tutti gli strumenti, boh, sai, le motivazioni alla mano troppo piccola, boh, queste storie qua strane. E quindi sono stato ripescato poi in violino, ma io non volevo fare il violinista, assolutamente. Infatti l'ho sofferto molto nel corso degli anni. Cioè è stato molto pesante perché è uno strumento che all'inizio è ostico, difficile, scomodo, quindi bisogna proprio fare i conti con un sacco di roba. E poi anche un'altra difficoltà che ho avuto nel percorso proprio di conservatorio è stata il sentirmi tarpato a livello di creatività. Cioè io sono nato musicalmente come un creativo, cioè uno che aveva un approccio molto personale, quindi agli strumenti, alla musica, all'ascolto. E ricordo il mio insegnante di violino che mi proibiva, quando ero ai primi anni, di tirar giù le cose a orecchio. Cioè tipo io andavo a lezione, gli facevo sentire le canzoncine che ascoltavo e volevo riprodurre. E per lui era una cosa assolutamente sbagliata, perché ti rovini la tecnica. Io oggi, dopo anni, non sono d'accordo. Infatti io adesso insegno violino e io proprio incoraggio invece l'approccio un po' personale. Poi c'è un discorso di inquadramento giusto, però non può essere solo inquadramento, cioè non può essere solo andiamo tutti dritti avanti come soldatini, capito? Io questa cosa l'ho vissuta così. Ecco, è questo approccio, questo percorso accademico, ecco,
diciamo, ti ha accompagnato naturalmente per tutto il corso degli studi. Sì. Che tu hai fatto il corso... Il tradizionale, ho fatto il diploma tradizionale, quello in 10 anni. Quello di 10 anni di, sì, di, sì, violino. Di violino. Ecco, e nel corso di questi 10 anni in che modo poi ti sei in qualche modo alleggerito di questo peso? In realtà poi ti spiegherò meglio quando parliamo di questo disco. Sì. In realtà non mi sono mai alleggerito del tutto, ma non voglio demonizzare il percorso, certo, accademico per chiunque, ovviamente la mia esperienza personale. Io l'ho sempre vissuta in maniera molto ansiogena, molto ansioso, questa cosa di dover sempre dimostrare di essere all'altezza, di standard elevatissimi, perché il conservatorio, almeno la parte del dipartimento classico, in generale, non il conservatorio di Cagliari, ma parlo di conservatorio in generale, certo, ti porta a confrontarti con il solismo, no? Con il la realtà, con il concertismo. Certo. Anche se poi andrei a fare l'orchestrale, però anche per fare le audizioni per entrare in orchestra devi avere un livello molto alto, tecnico, di padronanza, di, certo, controllo. Quindi io non l'ho mai in realtà superato. Io ho fatto un buon percorso in conservatorio, mi sono diplomato bene, poi ho proseguito, ho fatto anche il biennio di specializzazione, sono andato fuori, ho studiato con Cusano a Fiesole, okay, con Rogliano a Pavia, Marco Rogliano e Felice Cusano, che sono due bravissimi violinisti. Però non mi sono mai sentito troppo un musicista classico, sarà perché ho iniziato da un'altra strada. Ecco che perché poi dopo ho proprio cambiato totalmente percorso. Cioè, per esempio, ho fatto diverse audizioni, ma non ho mai studiato come studio adesso il violino. Cioè, studiavo sempre con una sorta di freno, perché non volevo andare lì. Okay. Che, capisci cosa intendo? Sì, cioè, sì, non volevo, sì, sì, entrarci fino in fondo, perché comunque sono una persona che se si mette in testa una cosa la porta avanti. Invece lì non sono mai riuscito a spingere più di tanto, perché evidentemente non era il mio percorso, non era la mia strada. Avevo bisogno di sentirmi più libero, avevo bisogno di cercare un mio suono, certo, al di là del suono che tecnicamente è quello giusto, no? Cioè, al di là dei discorsi di proiezione, anche di intonazione se vuoi, che poi il jazz, perché adesso tra l'altro studio jazz in conservatorio a Cagliari, il jazz mi sta insegnando che l'intonazione è un fatto assolutamente personale laddove è usata in maniera espressiva. Certo. Invece se vai a fare un concerto di Mozart non puoi fare questo discorso, ma giustamente, perché è un fatto di stili, ma non me lo sentivo, ecco, questo è... Ecco, in questo racconto della ricerca di una tua cifra musicale, no? Vedo un pattern in qualche modo ricorrente, adesso ti spiego, nel senso che questa sorta di iniziazione, battesimo attraverso la banda, specialmente per chi appunto magari è vissuto nei piccoli centri, sì, è una cosa ricorrente, quindi avvicinarsi alla musica attraverso appunto la scuola bandistica, poi magari, cioè, iniziare con uno strumento a fiato, poi decidere arrivando al conservatorio di fare altro, ma non sempre programmato, spesso come è successo nel tuo caso, esatto, nel tuo caso è stato un fuori programma il violino. Ecco, in parte, adesso te lo dico, mi ci ritrovo, in parte ho avuto anch'io una formazione del genere, cioè ho iniziato da bambino nella banda e poi diciamo poi la scelta del conservatorio. Cosa suonavi, per curiosità? La tromba nella banda. Ah, ok. Sì. Okay. E poi anch'io mi sono ritrovato a fare la missione in più strumenti e sono entrato poi in pianoforte, no? Ah, sì. Quindi diciamo è un percorso interessante anche dal punto di vista proprio anche così, no? Statistico rispetto a chi studia musica, questo ricorre. Capita spesso, è vero. E questo magari ci porta anche a riflettere sull'importanza di una scuola popolare di musica nei piccoli centri, nelle scuole civiche, cioè un ruolo io credo ancora molto importante che svolgono. Sì, sì, assolutamente. Ma tornando appunto a questa ricerca di questa tua cifra, che è appunto passato per un percorso classico accademico, poi nel cercare ora appunto attraverso anche il jazz di svincolarsi da alcune cose o di trovare le cose che stai cercando, ecco, in qualche modo sei arrivato a diciamo che hai fissato
di una serie di registrazioni, in qualche modo un punto di arrivo, in qualche modo un primo punto, no? Sì. O un punto di partenza, no? Però sì, di arrivo rispetto. E quindi cosa è successo in questo lavoro? Che cosa hai messo in gioco? Cosa hai messo assieme? Perché tu di fatto è un lavoro per violino solo più la loop station. Ecco, che partner hai trovato in questo ripetitore di frasi, in questa no, in questa sorta di raga di L'ho trovato molto affine. Allora, innanzitutto ti racconto come ho conosciuto proprio questo aggeggio. Allora, io questa la loop station, io essendo diventato poi un musicista classico, ero totalmente al di fuori di discorsi di elettronica, sai, di strumenti, come si dice, elettrificati. Però mi hanno sempre un po' affascinato, quindi andavo sempre a cercarmi videttini su YouTube di gente che faceva cose strane. E ricordo che la prima volta che vidi uno musicista che utilizzava la loop station era in un video di Victor Wooten, che suonava con i Bella Fleck and the Flecktones. Non so se li conosci. Sì, sì. Che io adoro proprio. Io mi ricordo la prima volta che li ho sentiti, avevo il loro DVD di un loro concerto famoso, storico. L'ho messo in loop appunto per un giorno intero. Okay. Non riuscivo a smettere di ascoltarlo. Ma non solo per la, per l'estetica, mi piaceva proprio questo, il loro atteggiamento di gioia nel suonare. Non so, ero proprio molto attratto dai musicisti che facevano altre cose, affascinato anche dai musicisti che facevano i locali. Però okay. Questa è un'altra cosa, mi piaceva troppo questa realtà alternativa alla musica. La musica poteva essere anche divertimento. Il fatto sta che la prima volta che ho visto la loop è stata in questo video, e poi la volta successiva, che è stata poi quella che poi mi ha portato ad acquistarla e a provare a scrivere qualcosa, è stata la volta in cui ho sentito il CD Aria Meccanica di Sergio Altamura, che è un chitarrista, non so se conosci anche lui. No, conosco. È un chitarrista, penso sia del sud Italia, forse pugliese, non sono sicuro, e che usa molto l'elettronica, per esempio usa molto l'arco sulla chitarra, sì. Tipo Paolo, come Paolo Angeli fa, sì, molto, sì. E usa anche la loop. Ok. E ha fatto quindi questo disco in cui utilizzava un sacco di effettistica, usava la chitarra in maniera particolare, e usava proprio questo strumento della loop che io trovavo molto affascinante, una cosa che emotivamente mi prendeva molto, no? E quindi insomma ho deciso di prenderla e ho iniziato a giocarci, come si fa con le nuove cose che si prendono per scelta personale, si gioca sempre all'inizio, no? E gioca che ti gioca, poi ho capito che potevo fare delle cose che per me erano interessanti per la mia esperienza musicale, non tanto a livello estetico. Cioè, per me era un qualcosa che mi permetteva di esprimermi come non l'avevo ancora fatto fino ad oggi, no? E quindi ho deciso di chiudere dei brani e di fare questo disco. Ma questi brani non sono solo musica, nel senso non sono cose, non sono scelte di note più o meno carine, inserite in un contesto armonico più o meno interessante. In realtà è proprio è un racconto di me stesso. Cioè io attraverso queste composizioni io racconto delle esperienze di vita mie personali. Inizio a raccontare dalle esperienze più negative a livello emotivo, come l'ansia. Io per esempio ho sofferto di una fortissima ansia quando ero adolescente. Tant'è che ai concerti, per esempio, racconto spesso questo episodio. Quando ero alle scuole superiori ho fatto la ragioneria, il Leonardo, che tra l'altro ho scelto perché era vicino al conservatorio, non perché volessi fare il ragioniere, perché l'altro poi c'era Pacinotti, che era troppo difficile, quindi devo scegliere tra Pacinotti e Leonardo, ho fatto scelgo Leonardo perché così insomma è più facile e posso andare in conservatorio senza problemi. Questa era la ragione, okay. Perché volevo fare musicista in realtà, lo sapevo già, anche se non lo accettavo. Cioè, no? Un calcolo sulle distanze. Sulle distanze, sì, sì. Costi-benefici, cioè quello che mi conviene di più. Insomma, comunque, fatto sta che in quel periodo storico io ho avuto molti problemi di ansia. Fatto sta, ti dicevo, l'episodio che racconta i concerti è questo. C'è stato proprio un periodo
che è durato anni, in cui io proprio non dormivo la notte, fai dai 16 ai 18 anni o dai 15 ai 18, non dormivo mai, e stavo continuamente sveglio perché avevo questo sfrogoglio, così lo chiamo, di, insomma, di emozioni negative. Fatto sta che poi andiamo in gita, in quarta superiore, sì, quando ho proprio compiuto 18 anni, e quindi io in quella situazione là di gita, eravamo a Londra, mi sentivo finalmente in un contesto rilassante, piacevole, non c'era scuola, non c'era musica, non c'era conservatorio, c'erano i miei compagni, persone con cui andavo d'accordissimo. Fatto sta che dormivo continuamente. Ah, ecco, io stavo sempre dormendo. Sei riuscito a dormire in dormivo gine. Tantissimo, e mi ricordo il mio compagno di stanza si lamentava di questa cosa, diceva: "Mizia, ma l'hai detto io che sono andato in stanza con te, perché non ci divertiamo nulla." Io stavo sempre dormendo, perché in realtà stavo recuperando tutti quegli anni di... Ma è questa pressione che sentivi, che poi ti ha generato ansia o insonnia, sì, era dovuta proprio a quello che si aspettavano da te, sì, in generale, sulla prestazione in generale, sì, nelle scuole, sì, nella scuola? Deriva... Allora, io sono sempre stato uno studente, un bravo studente, un bravo figlio, un bravo musicista, perché comunque facevo bene anche la... Certo. Ha fatto bene il percorso classico, l'ho finito bene. Però questi discorsi sono legati, cioè l'ansia nasce spesso da un discorso di disistima, da non riuscire a rispecchiarsi, no? Cioè non sentirsi apprezzati abbastanza. È un fatto di abbastanza, di non essere abbastanza, ma è un fatto di percezione, perché in realtà magari spesso l'ambiente ti restituisce un sacco di roba che tu però non vedi, sei un po' cieco rispetto a questa, alla realtà vera, non vedi la realtà vera, sei un po' dentro una sorta di cupola di vetro che ti impedisce di relazionarti. E quindi io avevo l'ansia legata sicuramente anche al percorso accademico, al conservatorio, che mi stressava tanto, perché avevo un po' di senso di responsabilità verso il mio talento, no? Perché mi è sempre stato detto di avere talento, no? Questo talento. E quindi io dicevo: cavolo, io devo essere all'altezza del mio talento. Devi portarlo al massimo, maturarlo. Esatto. E quindi... Però non c'era mai, non si parlava mai, per esempio, del fatto: ma ti piace suonare, ti diverti quando suoni? C'è una cosa che poi da grande io coltivo, cioè cerco anche di trasmettere alle persone che vengono a lezione da me. Cioè la cosa più importante del far musica sostanzialmente è star bene facendolo, cioè sennò deve essere strumento di qualcosa di più alto, no? Non può essere un'angoscia. Si può utilizzare l'angoscia per far musica, ma è sempre con un fine creativo. Invece nel mio caso era un'angoscia perché non ero abbastanza, secondo me, perché poi vabbè, ovviamente questo dal punto di vista musicale, poi c'è tanti altri, certo, contesti. L'ansia quando si manifesta non deriva mai da un aspetto e basta. Certo, è un mix. È una roba che è un mix di tante cose. E capita un sacco di persone. Cioè poi ultimamente le persone ansiose stanno proprio crescendo. D'altronde il male del secolo, no? Di questo, certo, secolo. Certo. Ecco, quindi diciamo che è stato importante per te in qualche modo raccontarle queste cose, sì, no? attraverso la musica, questo lavoro, ecco. Esatto. Ecco, parlavo anche con la settimana scorsa con Stefano Guzzetti, sì, proprio dell'importanza proprio di raccontare delle storie, no? Dello storytelling in generale. Quindi sono, come dire, mi sembra di capire che queste tracce siano a tutti gli effetti dei racconti. Sì, no? Vogliono essere in qualche dei modo, racconti. No? Sì. O comunque la forma che tu hai utilizzato, la tua idea drammaturgica, il percorso è quello di raccontare degli episodi, degli stati o qualcosa di questo Infatti tipo. Infatti sono una serie di stanze, chiamo stanze, cioè il primo brano, ti dicevo prima, sì, questo sono io, dove appunto racconto anche a livello proprio narrativo. Io ho registrato una parte vocale dove io declamo un testo che è scritto da me, in cui insomma descrivo un po' quello che l'ascoltatore andrà a sentire all'interno del disco. È un testo, sì, che è subito all'interno. È subito all'interno in italiano e in inglese. Esatto. È una sorta di dichiarazione di intenti, no? Sì, giusto? Sì, esatto. È un libretto descrittivo, certo, che ho voluto mettere dentro
insomma, la copertina. E viene, e questo è presente come, diciamo, voce narrante, nella prima traccia. E poi dopo ci sono, diciamo, altre emozioni, che sono, per esempio, c'è il brano che si intitola Ansia. Sì. Ne abbiamo parlato abbastanza approfonditamente di questa emozione qua. Poi c'è un altro brano che si chiama Solitudine, un altro che si chiama Nostalgia. E diciamo, queste sono le emozioni che più fanno parte di me, che più ho vissuto in maniera negativa. Però il disco non è semplicemente una, come dire, la descrizione semplicemente della parte negativa della mia esperienza, ma c'è poi anche la parte positiva, cioè arriva poi il brano Ricerca. Infatti io dopo, diciamo, da grande ho iniziato un po' a leggere dei libri su, sai, quelli sulla crescita personale, ho iniziato a praticare meditazione, attualmente pratico il buddismo. Okay. Quindi ho iniziato a cercare, anche musicalmente, ho iniziato a cercare altre strade. Quindi c'è il brano che si chiama Ricerca, c'è il brano che si chiama Scelta. Scelta intesa proprio come la decisione di prendere responsabilità della propria vita e quindi accettare tutto quello che ci è successo in maniera positiva, detto banalmente, cioè cercare di far tesoro di tutte le esperienze. Infatti, se io non avessi vissuto probabilmente quei momenti così difficili, no, non avrei mai forse avuto l'idea di fare una roba del genere. Quindi è assolutamente positivo, non esistono emozioni negative o positive o esperienze che siano o negative o positive, dipende tutto da come vengono poi riutilizzate. E poi l'ultimo brano che si chiama Entusiasmo, sì, che è quello che chiude, che è un'emozione che in realtà mi contraddistingue. Cioè, anche in tutto il corso della mia vita io ho sempre avuto questo motore dell'entusiasmo, no? Nonostante i momenti molto scuri, molto duri, però ho sempre trovato qualcosa per cui essere, come dire, entusiasta. E infatti nell'ultimo brano Entusiasmo ho usato un loop in stile blues, swing, che un po' rispecchia il mio punto di arrivo di questo momento, che poi sarà la partenza per quello che verrà, quindi quello che sto più o meno facendo in questo periodo della mia vita musicale. Bene, quindi diciamo, insomma, tutte queste componenti, no, che, insomma, queste tracce, questo sono io, ansia, nostalgia, solitudine, ricerca, scelta, entusiasmo, che insomma in qualche modo ti rappresentano a tutto tondo. Esatto. Sì, c'è una tua pienezza in tutte queste cose qua. Una sorta di carta di identità musicale, se vogliamo. E questo, ecco, la cosa più affascinante rispetto appunto alla Loop Station come compagna di viaggio compositivo è... qual è l'aspetto che a te affascina di più? Cioè questo principio dell'accumulo, il fatto che possa, come dire, appunto sostenere poi delle parti solistiche. C'è un aspetto in particolare che ti affascina? Oppure tutte queste cose, non so. Allora, io a me io in realtà mi sento più un... a volte più un pianista in certi contesti. Non sono un pianista, strimpello il pianoforte, però a volte ho una visione della musica un po' più olistica, più completa, però sono uno strumento melodico, sì, prettamente melodico, che è il violino. Quindi l'aspetto che mi affascina di più della loop è proprio il fatto che ti dia la possibilità di utilizzare un solo strumento, che è il violino, e di creare delle composizioni che abbiano tutti questi aspetti, quindi l'aspetto armonico, l'aspetto ritmico, percussivo. Quindi proprio uno strumento, l'orchestrazione. Ti fai, no? l'orchestrazione con un solo strumento. Questa cosa per un violinista è qualcosa di elettrizzante, è molto eccitante. Cioè, quando ti senti anche diverse linee che si sovrappongono, anche melodiche, semplicemente, che però armonizzano a tratti, è una cosa che per un violinista, immagino, chiunque provi una roba del genere rimanga affascinato, colpito, perché non siamo abituati. Certo, laddove per certo. un pianista magari è più abituato ad avere più elementi che si stratificano. Il pianista quasi sempre, a meno che non citiamo Bach, ma quella è roba troppo difficile. Bach, no. Beh, insomma, è troppo tosta. Però anche le sue stratificazioni. Eh sì, stratificazioni, però c'è tutto un discorso, la polifonia immanente, certo, che comunque non è uno strumento che può stratificare, neanche lì.
Quindi è super eccitante come cosa. Certo, certo, è proprio interessante anche il percorso proprio storico di questo dispositivo di ripetizione, che appunto nasce insomma in qualche modo proprio dal principio di registrazione. Poi anche i dischi, no? Ci sono stati i primi solchi chiusi, che sono poi dei difetti, il classico disco che salta. Certo. E di fatto è stato uno dei primi esempi di loop. E poi come i loop fatti col nastro magnetico, ci sono appunto esempi, no, che hanno fatto la storia di fino ad arrivare adesso abbiamo queste macchine digitali poderose, ce ne sono alcune nuove che sono incredibili. Ecco, tu adesso una piccola digressione tecnica: utilizzi un hardware dedicato o utilizzi un computer? Un hardware. C'è una Digitech Jamman Delay, che c'è anche il delay, okay. Cioè una pedaliera che ha la possibilità di loopare solo un canale, a differenza di quelle, hai presente quelle Boss che hanno tre, certo, linee diverse? Sì, questa sì, ne ha solo una, però la cosa interessante è che ha anche l'effetto delay, che è molto carino, quindi una roba del genere. A pedali, a pulsanti in realtà. Ok, sì, bottoni. Sì, sì. Senti, dal punto di vista proprio più tecnico, pensi di evolvere il setup della Loop Station con altro hardware, software? Pensavo, mi piacerebbe molto prendere, come si chiama, il software che stanno utilizzando in tanti, Ableton Live. Stavo pensando addirittura a quello, però ho paura di, allora in realtà non lo so adesso, insomma devi vediamo come si evolve la cosa, perché lì devi proprio starci, approfondire tanta roba che non è così immediato, però è una cosa interessante per fare composizioni un po' magari più elaborate, più sofisticate, perché indubbiamente con la Loop Station non puoi spingerti più di tanto a livello compositivo, perché hai delle limitazioni date dall'hardware. Certo. Cioè, sì, dall'hardware. Invece con un software puoi fare tante più cose. Sì, insomma, pro e contro del non avere limiti, sì, no? Sì, spesso esattamente. Abbiamo bisogno di limiti. E questo è il ragionamento che ho fatto. Certo, certo. Ecco, quali sono attualmente, adesso diciamo che sicuramente sei molto dentro questo tuo progetto, però immagino hai anche altri sì, progetti su cui, sì, ai quali lavori, diciamo, attualmente. Che il principale di questo periodo è io sono il violinista di Claudia Aru, della band di Claudia, sì, è l'attività che mi occupa più tempo, perché lavoriamo tanto. Bene. Siamo stati in India il mese scorso, abbiamo suonato in Giappone, abbiamo suonato in Cina, abbiamo fatto tante cose molto molto belle, interessanti, in Belgio, in Spagna, cioè giriamo parecchio. Bene. Poi in Sardegna giriamo tantissimo. Poi un altro progetto in cui collaboro è quello con Giacomo Deiana, cantautore, con cui insomma ho registrato nel suo disco, nel suo primo disco da solista. Abbiamo presentato, quindi insieme abbiamo fatto diversi concerti di presentazione, quindi quando serve insomma collaboro anche con lui. Poi per il resto, cioè, penso in questo momento non c'è altra roba, perché non avrei proprio il tempo materiale. Tempo. Certo. Tornando un attimo al disco, il disco è autoprodotto, però in certo vedo anche una Matriota Production, mm-hmm, 2018. Sì, il disco è autoprodotto. Però diciamo che questo disco appunto è inserito all'interno di Matriota Production, che è una nuova realtà che si pone come obiettivo quello di promuovere musicisti emergenti sardi, e quindi mette insieme, diciamo, un team di professionisti che si occupano di produzione inerente alla musica, come per esempio un grafico, un videomaker, un fotografo. Ok. Esiste un catalogo? No, è una cosa veramente nuovissima. Ah, ecco, diciamo, questo è una sorta di numero zero. Del numero zero. Perfetto, sì, perfetto. Sì.
Quindi, insomma, ti ringrazio per questa chiacchierata. Diamo appuntamento a tutti venerdì 29, ore 20:30. Ci sarà chiaramente il disco. Ci sarà il disco a disposizione, in vendita. E quindi, insomma, ti aspettiamo numerosi.